Ciao ragazzi, sono passate settimane dall'uscita di Final Fantasy VII Remake, ma la discussione sul finale e sulle prospettive future è più accesa che mai. Sono anche strabiliato dalla fantasia e l'impegno profuso da tanti di voi utenti nel darsi spiegazioni varie e interessanti, spesso in disaccordo o comunque differenti da quelle proposte da influencer di conclamata fama. Per me è una specie di miracolo, e significa che questo gioco, questa narrazione, ha stimolato a tal punto la community da portare tanti di voi a formulare ognuno la propria teoria, generata dalla propria esperienza e dalla propria sensibilità. Chiaro che chi conosce la compilation a menadito dovrebbe avere una sorta di marcia in più, ma questo non è detto al 100%. A volte, una mente libera da altre conoscenze e cultura sull'argomento può avere intuizioni originali e altrettanto interessanti. È un momento magico per Final Fantasy, ce ne stiamo accorgendo tutti e ne avevamo un dannato bisogno. Ma torniamo a noi. Come potreste aver sentito durante una live sul canale di GamerDex83, sin dai primi giorni mi rimbalzava in testa una teoria che avevo momentaneamente messo da parte. Questo perché oggettivamente era troppo fantasiosa e troppo pretenziosa, anche per un canale che spesso si lascia andare a speculazioni, figuriamoci sul mio che raramente si distacca da informazioni solide e comprovate. Ma ripeto, è un momento magico e lo stesso GamerDex ha riportato e elaborato una delle teorie più interessanti che io abbia mai sentito in questo periodo e ne ha parlato lungamente in un video, corredando il tutto con argomentazioni ad ampio respiro che lasciano davvero poco spazio ad una smentita. Non voglio entrare in merito in modo diretto con questa teoria, ma voglio espanderla, andando a recuperare quell'idea così assurda che avevo nei primi giorni e che poi avevo abbandonato. Dovremmo tornare un po' indietro nel tempo per iniziare il nostro discorso, ed è ironico che sia proprio questo il tipo di viaggio di cui andremo a parlare. Siamo nel luglio del 1994, Final Fantasy VI è uscito da 3 mesi, e già Kitase sta mettendo nero su bianco alcune idee per il capitolo successivo della saga. Tra le tante, quella su cui voglio farvi riflettere è una che riguarda una storyline su 2 scenari differenti, lontani non nello spazio, ma nel tempo. La sua idea, inizialmente scevra di dettagli, ma utile solo a dare un'indicazione agli sceneggiatori, prevedeva un arco narrativo con un alternarsi di eventi, alcuni nel passato e altri nel presente. Ovviamente i primi influivano poi nei secondi, in vario modo, sia come gameplay che come trama. Tra gli esempi che lo stesso Kitase ha riportato nei suoi appunti, vediamo l'acquisizione di una particolare skill dal padre nel passato per poi ritrovare la stessa skill tra quelle disponibili dal figlio nel presente. Quindi un'interazione a distanza, su opportunità e potenzialità. Ovviamente questi esempi sono decontestualizzati e servivano solo per dare una direzione generale per la scrittura della sceneggiatura e come potrete immaginare, nulla di tutto questo fu mai riportato in Final Fantasy VII, né tantomeno nella compilation. Ma, come spesso accade, c'è un ma. Una volta realizzato Final Fantasy VII, il team inizia a lavorare sull'ottavo capitolo, e di nuovo torna l'idea di uno sviluppo della trama su 2 momenti diversi della stessa linea temporale. Nojima, lo sceneggiatore insieme a Kitase di Final Fantasy VII, torna a lavorare con più autonomia nell'8. Stavolta si parla in modo più concreto delle idee che erano state lasciate da parte, e si arriva inizialmente ad una scelta di storytelling con 2 protagonisti, divisi temporalmente da 17 lunghi anni. Avete capito di chi sto parlando? Squall e Laguna. I 2 personaggi in momenti diversi del gioco avrebbero dovuto fare le proprie scelte, portare avanti le proprie battaglie, con un'interazione continua e vicendevole tra passato e presente. Il gioco, secondo interviste successive, avrebbe dovuto essere diviso grosso modo in parti uguali, alternate tra Laguna e Squall, senza particolare peso su uno o sull'altro, senza quindi un vero unico protagonista, ma 2 che contribuissero in modo equo alla vittoria finale. Anche questo non fu al 100% quello che abbiamo visto in Final Fantasy VIII. Parte di questa idea iniziale fu mantenuta, i sogni di Laguna sono ancora presenti e muovono in qualche modo la trama, influenzando in modo minimo però il presente in cui vive Squall. Solo alcuni dettagli delle avventure del soldato di Galvadia hanno una ripercussione nel mondo in cui vive il Cid, relegando Laguna ad un semplice spettatore di eventi che possono aiutare il giocatore a capire la complessa trama. Da parte loro, Squall e compagni sono semicoscienti durante i loro sogni e possono dare una mano condividendo i junction con Laguna, Ward e Kyros. Il trio di questo si rendeva conto, sentendo voci nella mente, i cosiddetti folletti, che concedevano potenza ai loro attacchi. Infine, c'è un altro piccolo dettaglio, che questa volta mostra un'interazione dal presente al passato. Stiamo parlando del ritrovamento delle riviste da parte di Squall. A volte, recuperare o meno dei Timber Maniacs definiva la presenza o meno di personaggi nel party di Laguna. Insomma, è rimasta una minima interazione tra 2 punti diversi del tempo, ma l'idea originale è stata per lo più scartata per una narrazione con un solo protagonista e brevi comparse del co-protagonista. Voi a questo punto potreste chiedermi, è comprensibile, se non ovvio, il fatto che le cose cambiate nel passato possano avere ripercussioni nel presente, ma com'è possibile il contrario? In Final Fantasy VIII è il potere di Elione che permette, anzi, prova un cambiamento del passato, cambiamento che lei stessa dichiara come impossibile.
A parte il paradosso temporale alla base di tutta la storia di Squall, di cui un giorno vorrei parlarvi, rimane l'evidenza che in realtà il passato si può cambiare. Lo fanno i Sid in piccola parte, entrando nella mente di Laguna, ma soprattutto lo fa Artemisia. Il risultato è un evento tanto catastrofico quanto difficile da spiegare, che la strega del futuro riesce a mettere in moto: la compressione temporale. Passato, presente e futuro che si comprimono fino ad una sovrapposizione, che grazie a Squall non arriverà mai a compimento. Questo perché il ragazzo e i suoi amici, sfruttando una fase embrionale di questo processo, riescono a viaggiare nel futuro e a sconfiggere la strega interrompendo l'incantesimo. La compressione temporale rimane un incubo di cui non abbiamo mai avuto un'esperienza diretta, solo piccoli stralci dei suoi terrificanti effetti, vedendo i nostri eroi sbalzati tra un'era e l'altra ad affrontare creature provenienti da chissà quale punto della linea temporale. Ok, e voi mi direte, ma Jade, vuoi parlare dell'8 o del 7 remake? La risposta ormai dovrebbe essere ovvia. Sto parlando del 7 remake dall'inizio del video. Kitase e Nojima hanno lavorato ad altri progetti da allora, ma solo in questa generazione hanno i mezzi per poter esprimere al massimo la loro creatività, e in varie occasioni in Final Fantasy VII Remake hanno inserito idee che nella stesura dell'originale erano state scartate o si sono trasformate in cut content. Persino i Numen erano presenti nella prima sceneggiatura, anche se con poteri e scopi diversi. Quello che voglio dirvi è che, a mio avviso, tutte queste idee ora sono arrivate a maturazione. Finalmente il team può dare vita a ciò che era sempre stato nelle loro menti, ma che non aveva mai trovato spazio nei precedenti capitoli della saga. Adesso pensiamo in modo quadrimensionale. Nella scena finale del remake vediamo come Cloud e compagni riescono a sconfiggere i Numen, provocando un'esplosione che si palesa con una pioggia di luce. Questa pioggia la vede Zack nel passato e gli abitanti dei bassi fondi del settore 7 nel presente. Si tratta quindi di un evento accaduto in ogni momento della linea temporale, passato, presente e chiaramente futuro. Abbiamo appena assistito ad una compressione temporale. Ecco cosa permette di cambiare il passato e di interagire con esso. Ecco che quello che ha fatto Artemisia a suo tempo potrebbe essere simile a quello che ha provocato Sephiroth nel capitolo 18, permettendogli di arrivare con la sua ala nera e portare Cloud direttamente alla fine dei tempi. Passato, presente e futuro per pochi minuti si sono compressi e la sconfitta del destino ha modificato tutta la linea temporale, almeno potenzialmente. Forse avete già intuito dove voglio arrivare. Non ho parlato di Final Fantasy VIII per così tanto senza motivo. Zack e Cloud stanno vivendo ad anni di distanza sulla linea del tempo, ma hanno il loro percorso. Il primo ha una vita che non sa di aver recuperato, che lo porterà ad un'evoluzione inedita per noi giocatori. Il secondo seguirà, a detta del team, le stesse tappe del gioco originale. Due protagonisti a distanza di anni che si muovono in un mondo in cui c'è stata la compressione temporale. Ecco che torna il progetto abbandonato, ecco che abbiamo di nuovo Laguna e Squall che interagiscono e collaborano per la vittoria finale. Del resto non è pensabile che Nojima abbia inserito la scena con Zack solo e esclusivamente per fanservice. Se quello che penso si avvererà, avremo il protagonista di Crisis Core che muoverà piccoli dettagli del passato che influenzeranno il presente di Cloud. Questi, prima senza rendersene conto e poi forse comprendendo tutto, sarà aiutato a distanza e magari sconfiggerà altre volte i Numen, dando ulteriore libertà al suo vecchio amico. Ma il team ha detto che il prossimo titolo sarà fedele all'originale. Certo, lo sarà, perché Zack muoverà dei fili che renderanno il viaggio di Cloud come lo ricordiamo. Un viaggio che probabilmente sarebbe stato diverso se non avessimo cambiato destino. La libertà ottenuta sconfiggendo i Numen ci permetterà di avere questo aiuto dal passato e proseguire sul sentiero narrativo che ben conosciamo da 23 anni. Quindi, vedremo Zack anche nel prossimo remake? Secondo me no, oppure in minima parte come in questo. Il Soldier First Class sarà, a mio avviso, protagonista di un DLC parallelo, una specie di sogno di Laguna giocabile che farà da prelude al prossimo titolo della minisaga, dove torneremo a vestire i panni di Cloud. Mi rendo conto che quello di cui vi ho parlato in questo video è particolarmente fantasioso, ma sono partito da basi credibili. Un progetto di questo genere era stato inizialmente pensato proprio per il 7, per poi trovare solo una piccola espressione nell'8. Ora sembra che tutto possa funzionare e che queste soluzioni narrative possano avere finalmente un ruolo chiave in questa serie. Io personalmente sono eccitato dall'idea e ovviamente non vedo l'ora di saperne di più. La cosa eccezionale è che siamo tornati in un momento magico di Final Fantasy, dove possiamo, a più di due decenni di distanza, tornare di nuovo a immaginare, sperare e sognare su Final Fantasy VII.